Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Creazione Fimo Update. Sì, che bello! Allora, come potete sentire dalla voce, non sono ancora accendo peccendo, diciamo. Sì, c'ho avuto sto raffreddore, mi ha ucciso praticamente. C'ho ancora i rimasugli. Boh, vabbè, vediamo quando c'è intenzione di andare via. Niente, ragazzi, questa settimana ho fatto sirene, sirene e sirene. Purtroppo non ve le posso far vedere tutte, ne ho fatte anche altre, però le ho già spedite, le ho già spedite. Potevo fare un mini video e farvele vedere perché erano veramente belle, ma comunque le ho pubblicate sul mio Instagram, per cui le potete andare a vedere. Amore, tutto sto macello devi fare? Sbagliato, volevo abbassare il volume finché alzare. Comunque potresti salutare Ciao a pure. tutti. Allora, te stavo a dire, Marco sta giocando alla Play. Devo montarle e poi andremo domani al mercatino di Turate. Non ci siamo mai stati, hanno detto che è una bella festa, ma vediamo. Questa settimana non ho fatto tantissimo, sirene, poi avevo voglia di far sirene. Ho cominciato facendo queste, che sarebbero poi, aspetta, vediamo se trovo la foto e ve la faccio vedere. Aspetta, ma sì che la trovi a casa tua del tuo Instagram, voglio dire. Eccole. Aspetta che faccio una foto, va. Aspetta che arrivo, un attimo e arrivo. Aspetta, no, Tamara, tranquilla. Eccoli, le vedi? Allora, praticamente di questo quartetto, ma c'è la cosa della lampada qua, di questo quartetto mi è rimasta questa qui, le altre sono state spedite, anche questa qua sotto era bellissima, guarda che carino, oddio, adoro. Questa mi è uscita proprio bella. Anche questa, ma anche questa, uscite tutte belle. Mi sono divertita tantissimo con queste sirene. E te stava di. E poi vedi dal vivo, è così, è bellissima. Non capisco perché. È bellissima. Guarda che bella. Boh, vabbè. E niente, una volta fatto queste quattro sirene con i colori dei pigmenti Emerson, ho pensato bene, ho detto, senti, ma se usi il foil che ce l'hai? Un attimo ci è voluto, come mi è venuta proprio l'illuminazione, ho detto sì, perché no? Facciamole anche col foil. Qual è stata la prima che hai fatto? Questa. Questo è stato il primo esperimento col foil, beh, non poteva non essere con i colori rosa, lilla e quant'altro appresso. Questa è la prima, bella. Poi ho fatto forse questa. Può essere, guarda che carina. È bellissima. Ma vedete i glitter che glittera? Un po' si vede che glittera. Glittera si può dire. Cioè qui sì, si vede che glittera, ma sulla coda gli ho messo anche il pigmento pearlescente, non so se si vede, a occhio nudo si vede tantissimo, bellissima ragazzi, questa è veramente bella. Beh, io su de parte, cioè, te sto a dire, voglio dire. Allora, con l'avanzo di questo foil, perché mi era avanzato ovviamente, ho fatto queste quattro ciambelline con l'avanzo di questo foil qua. Ho detto, senti, ma ti avanza, non lo vuoi buttare? Assolutamente no. E ci ho fatto queste quattro ciambelline che saranno due coppie di orecchini. Sono carine, dai, piuttosto che... ho detto, ma sì, facciamo quattro ciambelle, chi si è visto si è visto. Poi sono andata avanti, credo. Non mi ricordo più, so che oggi ho fatto una, due e tre, per cui le vediamo dopo.
Sì, credo di essere andata avanti poi con questa. Questa mi piace tantissimo, come tutte le altre, anche del resto. Però mi piacciono proprio i colori di questa. Ho usato quel foil con la base quasi color ocra, diciamo. E ho ripreso anche la coda, ho cercato di rifare lo stesso colore, anche se non è uscito proprio uguale. Ma che belline! Poi gli ho messo questo colore di sto rosa salmone scuro per riprendere un po' i fiorellini della coda. Oddio, questo mi piace troppissimo. Tra le altre cose sto finendo le roselline. E devo assolutamente riacquistarle su AliExpress, assolutamente, perché non posso rimanere senza. Ho notato che ultimamente ci sta mettendo un po' di più la roba di AliExpress ad arrivare. Avevano preso una bella lena di arrivare ogni 2-3 settimane, adesso sto aspettando un pacchettone già da un po'. E niente, andiamo avanti con questa, sempre. Ah, forse dopo di questa ho fatto questa, può essere. Sugli stessi colori più o meno. Eh sì, i miei colori pastello che adoro. Ma guarda che carina anche lei. Ma bellissima. E che bella. Brilluccica, ma si vede che la coda che brilluccica. Adoro. Bella, 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 bella. Sto lilla tra i capelli è bellissima, ragazzi. Bella, 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 bella. Poi. Questa, l'ultima che ho fatto ieri, sì, questa l'ho fatta ieri, stavo meglio, giovedì e venerdì sono stata meglio, gli altri 2 giorni ho proprio morta, infatti se vedi che ho fatto poco, non sono riuscita a fare tantissimo, e bella anche lei, mi piace molto, beh, il rosa praticamente è lo stesso colore di capelli più o meno, però con, di un'altra tonalità più chiara. Mamma che belle. Io le adoro troppo, ragazzi. Ma questo si è capito, Tamara. Infatti ha voglia a ripetere, a ripetere, a ripetere. Bella comunque, mi piace tanto. E con l'avanzo di questo foil ho fatto queste due ciambelline. Sì, praticamente si intravede il fiore. Si intravede il fiore perché comunque il fiore. Non è che si veda neanche benissimo qua, gli dà solo delle luminescenze, ecco, però a me piace tanto lo stesso. Credo che ne farò una vagonata anche di queste sirene perché, vabbè, neanche te lo sto a dire perché. E niente, queste sono le due ciambelline di questo foil qua. Poi veniamo a 1, 2, 3, qua, le ultime tre fatte oggi. E poi niente, finisco di montarle, me le porto domani a Turate, la prima volta che ci andiamo, ti ho già detto, vediamo cosa ci dobbiamo aspettare. Ci hanno detto che è una bella festa, la fanno tutti gli anni, Turate in provincia di Como. Vediamo, sì dai, dobbiamo partire domani mattina presto perché è abbastanza lontano. Vabbè, niente, solito comunque. Allora, sono partita facendo questa, ho detto facciamo qualcuna. Sì, sempre i miei colori pastello, però in questi colori pastello qua non c'è il rosa, ma c'è il lilla, l'azzurro e questo giallino. Qua c'è anche un po' di verde, vedi qua si intravede un po' di verde. Oddio ragazzi, io adoro il foil, se capito, mi sembra di sì. E poi gli ho fatto sta colata di capelli azzurri, che secondo me ci stava bene. Infatti ci sta bene, che dici? A me sembra che ci sta bene, assolutamente. E bellina anche lei, adoro. Qui ci ho messo 1 chilo di fimo liquido, così non si stacca niente, perché è sempre quella la mia paura che si staccano i pezzi. Poi ho fatto questa. Questa c'ha. Questo gli ho fatto un foil non a fiori, vedi, è l'unica che è senza
fiori, diciamo, le altre sono praticamente tutte floreali, tranne queste che sono state le prime che ho fatto con i pigmenti, con le sfumature. Questa l'ho fatta sempre con il foil, ma con quel foil misto di colori. Aspetta che te lo faccio vedere, te lo faccio capire prima. Se te lo faccio vedere capisci di più, secondo me. Aspetta che arrivo, eh. Ecco. Ho usato questo foil qua. E infatti quest'altro pezzettino che mi è rimasto, credo che lo userò per farne un'altra, che è l'ideale. Oppure farò un vestitino, però per un vestitino mi sembra che è corto, meglio farla per un'altra sirena. E questi colori qua, no, che non hanno né un perché di esistere, diciamo, ci posso fare tutte delle sirene, capito? Che neanche i vestitini delle bamboline, ma io ce li vedo di più a fa sirene questi colori qua, mentre magari i fiori li userei di più per un vestitino di una bambolina, ecco. E niente, c'ho questi colori qua, anche questo qui, no, cioè adesso magari non andrò sul disegno qua delle stelle, ma per esempio posso fare una coda qua in mezzo, un'altra la faccio qua in mezzo, perché visto sono due le code che io applico, vedi, una sotto e una sopra, con il cutter li vado a tagliare, c'ho cioè il cutter, e poi idem con il fiocco e i petali qua che uso per petali, oddio, non sono petali, Tamara. Queste foglioline qui che uso per, diciamo, come coroncina intorno alla vita. Ecco, comunque io adoro, ragazzi, adoro queste sirene. Qua c'ho tantissimi, come puoi vedere, foil che sanno un po' di. C'è anche questo. Non avrei mai fatto un vestitino con questo foil, perché vedi che insomma non è il massimo per farci un vestitino, però secondo me per una coda di sirena è l'ideale, come anche questo, che c'è questo amaranto qua in mezzo che non mi piace più niente, però c'è questo azzurro che è stupendo. Allora, una la posso fare azzurra, una la posso fare blu, una la faccio lilla e stai a posto. Te capì? Anche questo, guarda che brutto questo. Questo non so neanche se lo userò mai. Mai dire mai, Tamara. Non lo so, ragazzi, non mi piace per niente. Però se io prendo la parte che sbrilluccica qua, ma sì, dai, forse sì. E non prendo questa parte che è brutta, ma prendo solo quelle belle. Ma vediamo che cosa esce, dai. E niente, questi sono i foil che, diciamo, non mi fanno impazzire, ecco, che però si devono usare in qualche modo. Meno male che ho trovato sta via d'uscita, ecco, perché se no mi dispiaceva aver speso soldi inutilmente. Invece in questo caso uscirà una cosa bella. Va bene, dove eravamo rimasti? Ecco, allora ho usato quella lì. Infatti vedi che è mezza azzurra, mezza blu, mezza lilla. Anche il fiocco è uscito mezzo blu, mezzo azzurro turchese. E secondo me nel suo complesso, complesso si può dire, il suo insieme è bellissima. Adoro. Ultima, ma non ultima. Aspetta, qui avevo fatto. Allora, qui ci ho messo dei glitter perché era talmente bianca la base, non so da dove arriva questa base qua, che ci ho aggiunto dei glitter perché mi sembrava, cioè, veramente troppo chiara come riuscita di questa donna, se ci ho aggiunto dei glitter. Ah, questa invece è la base di questa. Sì, la base di questa era avanzato un po' di. E ci ho fatto questi due donuts. Guarda che bella questa. È bellissima.
Bella, 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 bella. Allora, qui abbiamo del lilla, del pesca, dell'azzurro. Ci ho messo queste due roselline lilla. Poi ci ho messo pochi glitter perché non volevo riempirla troppo. Gli ho messo questi tre fiorellini. Uno è scappato qua dietro, non riesco neanche a toglierlo perché purtroppo si è unito al fimo liquido. E se vado a toglierlo, faccio un macello. Per cui lo lascio tanto. Un abbellimento anche lui che non doveva essere lì, però qua davanti, vabbè, è scivolato via col fimo liquido. Comunque tutti gli altri tre si vedono e anche lei mi piace tantissimo. Niente, ragazzi, finisco di montarle. Spero che vi siano piaciute le mie sirene in foil, perché queste adesso si chiamano così, sirene in foil. Le adoro. Io vado, finisco di montarle e alla prossima. Ciao! Guarda che belline! Aspetta, vediamo se le inquadro per bene. Guarda che belle! Adoro troppo. Va bene, ragazzi, alla prossima. Ciao!